Banfi e il supplizio di ginnastica posturale. Oggi vi farò vedere un paio di esercizi da poter fare con i vostri cari in questo momento di scarsa mobilità. I principi cardine sono quelli di correggere la postura, di muovere le articolazioni, di fare una respirazione rilassante e di controllare l'alimentazione. Come impostare la seduta di lavoro? Le fasi sono tre: una prima fase di riscaldamento, una seconda fase di esercizi e una terza fase di rilassamento. Iniziamo dalla prima fase di riscaldamento. Con le mani in appoggio su un tavolo, iniziamo a muovere le gambe sollevando le ginocchia. Per chi è più abile, può eseguire questo esercizio camminando intorno a un tavolo. Iniziamo con la mobilizzazione della testa e del collo. In questa posizione comoda, con le gambe leggermente divaricate, le mani appoggiate sulle ginocchia, iniziamo la mobilizzazione di testa e collo. Guardo in alto e guardo verso il basso. Guardo in alto e nuovamente in basso. Guardo a destra e guardo a sinistra. Eseguo una circonduzione della testa molto lentamente. In questa fase muoviamo le spalle e le braccia. Eseguiamo delle circonduzioni delle spalle in avanti. Ora passiamo a muovere le spalle indietro. Sollevo le braccia. Muovo le braccia verso l'alto. E torno. Porto le mani alle spalle. E ricordo, porto le braccia in avanti. Porto le mani alle spalle. Porto le mani in alto. E riposo. Sollevo le braccia in avanti, mobilizzo le articolazioni dei polsi, ruoto i polsi, stringo le mani a pugno, apro e chiudo, porto le braccia in fuori. Con un dito vado a toccare il mio naso. E riposo. Sollevo alternativamente le gambe. Continuo questo movimento secondo la tolleranza della persona, senza faticarlo. Il prossimo esercizio è quello di alzare anche la gamba, quindi sollevo le ginocchia e stendo la gamba, sempre alternato. Sollevo le ginocchia e stendo la gamba, sollevo le ginocchia e stendo la gamba. Queste ripetizioni
si possono fare finché la persona sente di avere un po' di affaticamento. In questo caso mi riposo e respiro lentamente. Il prossimo esercizio riguarda la mobilità della caviglia. Quindi sollevo leggermente il piede e vado a fare delle circonvoluzioni del piede e cambio gamba. Ora, dopo aver effettuato questi movimenti, andiamo ad allungarci sul tavolo in maniera da allungare la schiena. E ritorno. A questo esercizio posso abbinare anche la respirazione. Quindi inspiro, tiro l'aria dentro, espiro, soffio fuori l'aria e mi allungo sul tavolo. E ritorno. Un altro esercizio di allungamento per la schiena consiste nel far scivolare le mani lungo le ginocchia, andando ad abbassare il tronco in modo da allungare la schiena, soprattutto nel suo tratto lombare. Siamo arrivati alla terza fase, quella del rilassamento. Dopo aver completato tutti gli esercizi, andremo a distenderci nel letto e in questa posizione, una posizione che deve essere comoda, quindi un cuscino che sorregge la testa, le braccia lungo i fianchi in posizione rilassata, le gambe leggermente piegate, vado a fare delle inspirazioni. Inspiro lentamente tirando l'aria dentro nel naso fino a gonfiare il mio addome e soffio fuori. Quando soffio tiro ben ben la pancia al mio interno e schiaccio la colonna sul materasso. Inspiro e soffio. Ciao amici! Concludiamo così questa sessione di lavoro. Spero per voi che questo sia utile. Sono esercizi semplici, ma servono a affrontare questo momento. Il motto di Casa Viola è questo: chi si ama si muove. Noi, per voi, ci siamo.